Mai visto sfruttare il gigante normale in questo modo? Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mister Ego, oggi siamo tornati come sempre a bomba su Clash Royale. Ragazzi, oggi con un nuovo deck molto molto particolare. Come unica win condition abbiamo il gigante, ma mai visto utilizzato così. Ma come sempre ragazzi, prima di farvi vedere il deck di oggi, io vi ricordo e vi esorto a lasciare un bel like di supporto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, attivando la campanellina, giù nella descrizione trovate tutti gli altri social, TikTok e IG, se avete piacere a seguirmi sono disponibile anche lì. Eccolo qui ragazzi, ovviamente ci sono le due nuovissime Evo all'interno di questo deck: Bombarolo, Zappevo, Veleno, Nightwitch, Little Prince, Bocciatore, Carta Stroppi, Gigante e Frecce. Signori, io appena l'ho visto ho detto: ma qui la win condition dov'è? Ragazzi, la win condition è proprio il gigante. Si usava tempi addietro a utilizzare solo il gigante come win condition per buttare giù le torri. In questo caso il gigante funge da mezzo golem per un push con la Nightwitch. L'ho trovato in top ladder, signori, quindi non è che dite l'hai trovicchiato un po' qui e là sul web. No, regà, l'ho trovato in top ladder e sono stracurioso di utilizzarlo. Giustamente ragazzi, se lo andavano ad utilizzare con le torri del cannoniere, ma purtroppo le torri del cannoniere io ce le ho di livello basso, signori, quindi di conseguenza mi sono andato a selezionare le torri normali. Allora, Bocciatore qua in questo caso, ragazzi, fa panico. Qua in questo caso Bocciatore veramente fa strapanico. Io andrei molto tranquillamente con anche il Bombarolo. Andrei con la Veleno, ragazzi. Perfetto. In modo tale che quella witch là ci crepi senza troppi problemuccioli. Perfetto. Va bene, Gigante Royale ci ha fatto un sacco male, ragazzi. Proviamo ad andare con il doppio tank, per favore. Vediamo un po' cosa ne esce da sotto Bocciatore Gigante, ragazzi. Volevo piazzarci la Nightwitch, sono sincero. Però vediamo un po'. Allora, intanto, tre barbari se ne sono andati a fare schiappettones, ragazzi. Mamma mia, ne ho lasciato la mano. Qua si zappa tantissimo. E col gigante, paradossalmente, abbiamo fatto più danni di quanti lui ne abbia fatti con il suo Gigante Royale, che ovviamente arriverà molto molto presto, ragazzi, Evo sotto torre, a farci lo sbucciones. Però noi ci siamo abituati oramai ai GR Evo che ci vogliono fare gli sbucciones, signori. Andiamo con la Velenide. Ok, in maniera so crispy McBacon. Lui dovrebbe andarci, ragazzi, con il Robocop gigantesco. Guarda, guarda, ti devo dire che vado con le frecce. Ok, potevo difendermi sicuramente in maniera molto più succulenta, ragazzi, e quella fireball mi ha letteralmente devastato. Little Prince non lo sto utilizzando nel migliore dei modi, questo è poco ma sicuro. Attenzione che lui va col Gigante Royale da dietro, quindi vuole ciclare. Allora, con molta calma, con molta calma andiamo con la Nightwitch. Lì dobbiamo fare il taro, assolutamente. Ok, ok, nel complesso, signori, mi è andata abbastanza bene, diciamo così. Andiamo con la Veleno, andiamo con il gigante, tripla zap everywhere proprio. Ok, mamma mia che tripla zap, ragazzi, incredibile. Bombarolo bello strong, Bombarolo Evo, ragazzi, qua stronghissimo. Mamma mia, raga. Oh, insomma, manco io come sono riuscito ad arrivare sotto torre, ma sono arrivato sotto torre, ragazzi. L'ho bucato di brutto. L'ho bucato di brutto, signori. Tacci su e di chi non glielo dice con la mano alzata. Raga, Tommasis mi sa che non ha capito manco lui come caspita ci siamo mossi, sinceramente. Andiamo a zappare. Mi sa che ci tira giù torre tantissimo. Va bene. Si riprende la partita in mano senza troppi problemuccioli. Ok, andiamo a utilizzare l'abilities, perfetto, per poi cercare di ripartire con il Bocciator e la Nightwitchina, ragazzi, ovviamente. Andiamo a fare di questo nella maniera più sopritti col possibile.
Ripartendo da dietro, signori, abbiamo un ottimo margine, sinceramente. Veramente tanta tanta roba. Andiamo con il gigante subito bello strong, bello veloce. Ovviamente si fa di zap, ragazzi. Perfetto. Andiamo con il bombarolo dal fondo per non saperne leggere né scrivere. Così abbiamo la versione Evo subito a disposition. Andiamo con il bocciatore, ragazzi. Perfetto, qua il suo GR Evo, raga, fa un bordello di danni. Ma proprio una squintalata incredibile. Ti prego, non buttarmi giù torre, per favore. Bene, ha vinto. Ha vinto, signori, con la Fireball. Vabbè, GR Evo è stato qualcosa di totalmente assurdo. Peccato, avrei potuto difendermi di più e magari non perdere la torre. Però gli ho buttato quella di sinistra in un niente giù. Deck molto particolare, signori, quindi non è che alla prima... È da capire perché lui è lento. Cioè, c'è solo sta win condition all'interno di sto deck. Ed è top mondiale sto deck. Vabbè, andiamo contro GU. Cerchiamo di giocare un attimino più safe. Forse sbagliavo veleno sulla witch, quindi andavo sotto con l'elisir. Probabile. Probabile, magari è da gestire solo da dietro, signori. Allora, intanto ci tiriamo un bel prinsotto di qua, bello tranquillo, bello Shandalaman, per non saper né leggere né scrivere. Andiamo con il bocciatore pure da quest'altro lato, ragazzi, perché secondo me ci sta. Andiamo ad abilitare. Ok. Allora, sicuramente è bella roba. Andiamo con le frecce. Ah sì. Perfetto. Nel complesso, ragazzi, è andata bene. Nel complesso, signori, è andata bene. Perché ci stiamo ciclando la robetta, tranne ovviamente la zap. Però sta andando nel complesso, diciamo, abbastanza bene, signori. Allora, andiamo con il gigante. Perfetto. Diamo un pochino di vaglio a quel bombarolo, che purtroppo in me non è Evo. Però comunque sia meglio de nada. Qua ho sbagliato, ci poteva andare di zap, ragazzi. Qua ci poteva andare tranquillamente di zap e me la ciclavo la versione Evo, perché secondo me in questo match zappevo tanta tanta roba. Ci andiamo a difendere con la scarica in questo caso. Perfetto, non ho modo di farmi attivare la centrale, purtroppo. Quindi ce la dobbiamo giocare veramente con grandissima astuzia, ragazzi. Direi molto tranquillamente arriviamo full Little Prince, ovviamente sulla lane di destra. Va bene, non so quanto diventerà il futuro re, perché Supercell è molto lento a cambiare le cose. Quindi può darsi che non lo diventerai mai, bro. Io te lo dico, ma no, non ti voglio rovinare l'infanzia. Già, ci ha pensato la tua casa madre, diciamo così. Allora, che brutta cosa che ho detto. Andiamo sicuramente con il gigante, ragazzi, dal fondo. Perfetto. Andiamo sicuramente a zappignare. Perfetto. Nel complesso io vi posso dire che mi è gustato abbastanza ciò che è successo, diciamo così, Nel complesso, signori, secondo me mi è gustato abbastanza. Via con le frecce, ragazzi, perché comunque quella Tesla lì... Oh, bello. Bello, bello, bello. Qua il bombarolo, ragazzi, fa una miriade di danni. Manco a dirlo. Guardate quanti caspita di danni. Triplo zap everywhere se potrebbe utilizzare. Però chi me lo fa fare, ragazzi? Ma assolutamente no. Tanto tripla zap everywhere e li tiriamo giù torre molto tranquillamente. O forse solamente con una zap, signore. Ma sì. Andiamo a fare di questo veleno. Ci andiamo a prendere la win, perché lui non si ostentava, ragazzi, a tirarci la sua razzo fantastica sotto torre. Quindi, perché dovremmo ostentare noi, signori? Quindi, penso un altro giro in più, ragazzi, e ci avrebbe inchiappettato, perché iniziava a diventare veramente veloce il tipo. Però, tripla zappevo, ci ha salvato tantissimo. Allora, fortunatamente abbiamo subito il bombarolo, quindi, ragazzi, il mio consiglio è sempre quello di ripartire subito dal fondo con l'Evo, così decicliamo il prima possibile. Poi può essere una cosa stupida, ma secondo me non è poi tanto così stupidina. Andiamo di zap in questo caso. E ovviamente proviamo a dare... Andiamo con le frecce. Anche se potevo attendere, ragazzi. Potevo attendere e magari farmi attivare la centrale. Sta un po' pezzacchiotto, raga. Ma poco. Ok, lui non dovrebbe essere un problema, ragazzi. Andiamo a fare di questo. Guardians, protect the air. Ok. Andiamo con il gigantone. Perfetto. Ok. Andiamo con il bombarolo Evo, ragazzi. Secondo me ci sta. Oh, quadripla zap, raga. Quadripla zap, tanta tanta roba, ve lo dico. Quadripla zap, tanta tanta roba.
Bene, 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 bene. Ottimo. Ottimo, ragazzi. Ottimo. Optimus Prime proprio. Andiamo con le frecce. Signori. Chardonnay proprio. Quel draghetto infernale lì con la zappevo non dovrebbe essere un problema, perché rimane letteralmente paralyzed per una decina di secondi. Quindi di conseguenza Itafra. 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 Perché me l'hai tirati troppo bene, Itami pure. Allora, con molta calma e molto allow and dons. 20 secondi allow time. Is a big problem, bro. Andiamo a fare di questo. Ok. Diciamo che nel complesso mi va anche bene, ragazzi. Sì, sì. Nel complesso, guarda, non mi lamento minimamente. Andiamo con le frecce. Ok. Voglio che quel gigante faccia più danni possibile. Perfetto. Gigante ha fatto tutti i danni che doveva fare. Andiamo con il bocciatore. Con il gigante di qua. Perfetto. Perfetto, signori. Andiamo con il bombarolo Evo. Laddove ci fosse possibile. Andiamo con la Nightwitch. Andiamo con il Little Prince. Perfetto. Tripla zap everywhere. Già ce l'abbiamo di brutto. Ok. Bocciatore di qua. Ok, ok. Si tripla zappa tutto. Ok. Si sfreccia tutto. Ok. Si sbomba tutto. Ok. Orco 2. Orco 2 no. Ok. Non mi va di commentare il finale, ragazzi, per come l'ho commentato io. Andiamo contro il Mac. Del trapezio non può entrare. Questo è anche tedesco, signori. Va bene, questo c'ha le torri del cannoniere, ragazzi. Quindi forse lo subiamo un attimino, ma ve lo dico proprio forse. No, lo subiamo tanto, raga, perché quelle robe lì fanno male. Qui potremmo andare di Velenide, ragazzi, e ovviamente attendere l'ultimo The Last Seconds per andare a zappare, sempre che lui difenda quella witch. Ovvio. Te pare che non la difenda? Ovvio. Ovvio, brother. Bocciatore, perfetto, ci ha bugato tutto. Ottimo. Con molta calma, Fra. Con molta calma e per favore, perché qua is a really problem quella torre lì, eh. Perché fa un botto di danni, come potete vedere. Ok. Andrei con la Nightwitch. Ok, bombarolo di qua. Ok. Bombarolo Evo qua ci sta aiutando una cifra, raga, a pigliare quanti meno danni possibile. Ok. Ti prego, Little Prince, potevi rimanerci dietro. Sei un cafone. Sei un cafone, Fra. Meno male. È andata bene. È andata di lusso, ragazzi. È andata di extra lusso proprio. Torre buttata giù. Bombarolo Evo sulla sinistra sicuramente contro i maialini. E straupi, ragazzi. Abbiamo anche il bocciatore. Non dovrebbe essere un problema. Questa mi sento abbastanza sicuro di poter dire ce la portiamo a casa. Beh, ce la portiamo a casa senza troppi problemi. Allora, Witch, vediamo se gli dà value oppure no. Non gli ha dato value il tipo, quindi molto tranquillamente quella ci crepa tantissimo. Andiamo al fondo con un Bocciator. Lei la sto utilizzando veramente poco, ragazzi. Anche se dovrebbe essere uno dei perni fondamentali. Non ci starebbe male, secondo me, una clonazione in questo deck, eh? Magari fatemi sapere anche la vostra sotto nei commenti. Mother Witch. Ah, così me lo dici, Fra. Così me lo dici, Fra. Va bene. Ok. Andiamo qua a fare di questo. Andiamo qua a fare di questo. Ok. Ok, bocciatore. Già mi ritengo abbastanza soddisfatto, sinceramente. Veleno sicuramente, ragazzi. Ma proprio di brutto. Ok, zap di brutto. Ok. Via con il bocciatore, perché sì. Ok, il boia ci farà un botto male, ragazzi. Ok, non ci ha fatto male il boia, scherzavo. È a 6cc, raga. A 6cc tantissimo. Eh sì. Abbiamo il gigante di qua. Abbiamo anche la zappevo. Vediamo un po' se lo rendiamo immobile. Olè. Olè. Olè.
Bella, raga. Zappevo, bella. Porca miseria. GG. Signori, che vi devo dire su questo deck? Molto, molto particolare. Mai utilizzato il gigante come in questo modo, ragazzi. Cioè, veramente mi ha richiamato Clash Royale del 2016, dove il gigante era un punto fondamentale. Gigante domatore, gigante witch, ragazzi, per arrivare sotto torre. Veramente combo devastanti in prima linea con il gigante. Non vi nascondo che se dovrebbe tornare questo genere di meta, ragazzi, mi può fare solo ed esclusivamente che piacere. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questo deck sotto nei commenti e soprattutto il likeino di supporto, signori, se vi è piaciuto il video. Grazie mille a tutti come sempre per tutto il supporto che date in ogni singolo video e in ogni singola live. Ci vediamo al 100% ragazzi venerdì, ve l'ho voluto dire per i veterani che si guardano tutto il video. Venerdì ci facciamo una live bella, 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 lunga qui su Clash Royale e vediamo un attimino di scalare il più possibile. Grazie a tutti, un bacione.